Torino è la capitale della meccanica, lo è sempre stato. Quello che noi vogliamo rifare è ripercorrere sostanzialmente 150 anni di storia attraverso un prodotto totalmente nuovo che è per noi è l'orologeria, e quindi riportare a Torino un qualche cosa che è di fatto manufatturiero con tanta tecnologia dietro. Tecnologia e tecnologia storica, quindi sì, i misuratori del tempo. Vi racconto un altro piccolo pezzo della nostra storia. Vabbè, Allemano è un'azienda storica di Torino, nasce nel 1856. Di lì in poi l'azienda cresce sempre di più fino ad arrivare agli anni 50, dove a questo punto siamo su tutto quello che si muove: auto, treni, aerei, sommergibili. E siamo visibili sostanzialmente a una platea, a un pubblico molto molto vasto. Quell'oggetto lì era proprio quell'oggetto che veniva montato sulla Fiat 501 del 1919, quindi aveva esattamente 100 anni e aveva fatto tutto un percorso. Era stato sulle macchine, era andato in officina, era finito una bancarella d'automotore e poi mi era finito in mano. Quando ho associato la parola tempo a quel manometro, mi è venuto in mente di raccontare la storia di Allemano attraverso il tempo e quindi di trovare un qualche cosa che potesse misurare il tempo, e ci siamo inventati i misuratori del tempo. Progetto che è partito nel 2019, che ha portato l'Allemano in posti che in 150 anni di storia non siamo mai arrivati, come ad esempio il Cile piuttosto che il Giappone. Gli orologi hanno il bilanciere che mette in movimento tutti gli ingranaggi, mentre per quanto riguarda la manometria ha questo oggetto qua che si chiama la molla di Bourdon, che è una molla che, grazie al fatto che viene inserita un liquido o dell'aria all'interno di questo foro, la molla va a deformarsi. Deformandosi la molla mette in movimento quelli che sono gli ingranaggi all'interno dello strumento di misura, che fa muovere la lancetta. La Scuola Orologeria di Torino dal 1883, da quando è nata, che praticamente fa quello, cerca di formare orologiai per far sì che la cultura e l'arte dell'orologeria venga tramandata attraverso il restauro e la riparazione degli orologi. Questi due vetri sono vetri zaffiri. Il vetro zaffiro praticamente non è altro che un vetro artificiale, ma praticamente un corindone sintetico, quindi è uno dei materiali più resistenti, perché il corindone ha durezza 9. E quindi cosa succede? Che tante volte, quando bisogna ripararli, si è consumato prima il perno della ruota che non il rubino. Quindi per questo questa durezza negli orologi, diciamo, moderni si usa questo materiale, perché è performante e nel tempo non presenta usure. Questo è il cuore. Però per far funzionare tutto c'è una serie di meccanismi e di organi che fanno sì che alla fine il vostro orologio segni l'ora giusta. Invece questa qua in alto rossa, che è un sistema retrogrado, praticamente cosa succede? Che vi segnala i minuti, lo scorrere del tempo, però arrivati a 60 minuti c'è un meccanismo che fa scattare la lancetta e la fa ritornare a zero. Pochi decimi, praticamente è una cosa velocissima, e da lì c'è il continuo di nuovo della sfera a muoversi da 1 a 60. Questo perché? Perché è collegato al manometro della 501. L'orologio deve funzionare ed essere regolato anche senza lubrificazione, perché la lubrificazione serve solo nella lunga distanza, nel lungo tempo. Di solito una revisione si compie 5, 6, 7 anni, anche 8, a seconda certamente dell'uso che uno fa. Però se la cassa è una cassa che lo protegge dagli agenti esterni, questa riparazione viene posticipata nel tempo. Noi abbiamo cercato di fare un oggetto a chilometro zero, quindi cercando di realizzare tutto lo più vicino possibile, ed è dato dal fatto che noi pensiamo che Torino deve di nuovo diventare quella che è la capitale industriale, e quindi cercando di non scappare da Torino, ma in realtà sfruttando quelle che sono le aziende del territorio,
che sono state sempre abituate a produrre componenti per l'automotive in componenti differenti, quindi ad esempio anche semplicemente la scatola la facciamo a 4 km di qua, il cinturino lo facciamo a 5 km di qua, quindi tutto veramente molto vicino e tutto veramente a chilometro zero made in Italy, anzi non solo made in Italy, noi avevamo la possibilità di fare due cose sul nostro misuratore del tempo, o marchiarlo made in Svizzera oppure marchiarlo made in Italy. Noi non abbiamo fatto né uno né l'altro, ma abbiamo semplicemente voluto scrivere sopra fabbrica italiana, perché di fatto va da sé che se siamo una fabbrica italiana lo produciamo tutto sul territorio.